Perché, nonostante uno stanziamento regionale di 2.400.000 euro risalente a 2 anni or sono, gli interventi di riqualificazione dello storico Palazzo Jadopi ancora non partono? È l'inascoltata domanda che gli esponenti dell'Associazione dei Commercianti del Borgo Vecchio di Isernia è tornata a porre ad Ente Regione e Comune nel corso di un sit-in tenutosi ieri pomeriggio davanti all'edificio in rovina. Abbiamo organizzato questa conferenza stampa per riportare di nuovo per l'ennesima volta alla luce i vari punti che noi abbiamo evidenziato per la rivitalizzazione del centro storico. Sono punti che sono pensati con tantissime riunioni che noi abbiamo fatto tra le commercianti, non sono assolutamente punti fantascientifici, ma sono dei punti che praticamente possono essere eseguiti davvero con poco, ma semplicemente con buonsenso e con iniziativa. Ma quella di Palazzo Jadopi non è l'unica questione sollevata dall'associazione. Ce n'è una ulteriore che in qualche modo appare legata alla prima. Riguarda la richiesta al Comune di predisporre una serie di iniziative che, pur tenendo conto delle disponibilità di risorse non certo illimitate in capo all'ente, possano rilanciare il centro storico. Da tempo il memorandum proposto al Comune dagli esercenti relativo ai possibili interventi rimane in evaso. Noi abbiamo organizzato questa conferenza stampa perché sono anni che chiediamo che questo palazzo venga ristrutturato e venga ridato in uso alla nostra città. Tra l'altro sono stati stanziati 2.400.000 euro 2 anni fa da parte della Giunta regionale del Molise e di questi soldi ancora non si vede l'utilizzo, i lavori non sono mai iniziati. Questa richiesta che noi facciamo fa parte di un pacchetto, di un programma, di un progetto che noi abbiamo già presentato anni fa alle varie giunte comunali che si sono succedute al Comune di Isernia e dalle quali però non abbiamo avuto nessuna risposta.